Se siete rimasti sintonizzati su Dilettantissimo, presto scoprirete cosa accadrà nell'anno nuovo. In particolare, quest'oggi vedremo la sintesi della partita tra la seconda classificata Sestrese e il Quigliano di Valleggia, posizionato in fondo al girone A di promozione. Dirige il signor Cardella della sezione di Chiavari la prima partita del 2024, la quale comincia con il possesso Sestrese. Crea il primo pericolo verso la porta di Cambone, la formazione di casa con Sighieri, che dalla sua mattonella calcia a giro sfiorando il suo solito Eurogol. All'ottavo Bazzurro testa i riflessi del portiere, il quale devia in angolo. Al quarto d'ora il terzino destro Delgado perde palla da ultimo uomo, così ne approfitta Sata che si invola verso la porta. Dribbla Cannavò, quest'ultimo poi riesce a metterci Guantoni sul tiro del numero 10. 5 minuti più tardi non perdona la Sestrese, Palmisano mette un cross basso per Sighieri che davanti la porta non sbaglia. Abbraccio con mister Valmati e Locali avanti per 1-0. Al 22esimo sul cross di Bazzurro rischia l'autorete Morchio, ma il portiere, grazie anche all'aiuto della traversa, riesce a sventare il pericolo. Sighieri alla battuta del calcio d'angolo serve Balestrino, il quale deve fare i conti con un attento Cambone. Brutte notizie in casa Sestrese, perché Sighieri è costretto a rientrare in box per un problema al polpaccio e così alla mezz'ora di gioco mister Valmati è costretto a sostituirlo. Il Quigliano cerca la rete del pareggio con Bazzano, ma il suo passaggio colpisce Sata e l'azione sfuma. Nel secondo tempo i verdestellati vanno vicini al raddoppio, ma la punizione di Cavallone si schianta sul palo. Sul capovolgimento di fronte suona la carica al neoentrato Luma, con Cannavò che respinge e gli nega la marcatura. Sull'auto di sinistra si prende la scena Cavallone, ottimo il suo tiro, ma il pallone termina oltre la linea di fondo. Minuto 61, gustiamoci l'ennesima azione capolavoro di questa squadra. Tacco di Carabini che chiude il triangolo con Cavallone, poi di prima intenzione la mette al centro per Balestrino, il quale deposita la rete per il gol che vale 2-0. Da un calcio d'angolo Balestrino svetta di testa ma sbaglia di poco e sull'azione successiva colpisce il Quigliano. Grazie anche al rimpallo gli ospiti riescono a servire Fanelli che calcia nell'angolino. La palla passa sotto le gambe di Delgado e poi si insacca per il gol che riapre la partita. Al 76esimo i biancorossi si vedono diminuire il numero di giocatori in campo quando il già munito Castelli ferma irregolarmente Balestrino, così l'arbitro decide di estrarre il secondo giallo lasciando il Quigliano in 10 uomini. Ne approfittano i padroni di casa e dopo la respinta del portiere è Carabini a cestinare il gol che avrebbe potuto chiudere la partita. All'86esimo sale in cattedra un caparbio Cannavò che si supera riuscendo a bloccare in due tempi il tiro di Fanelli lasciando invariato il risultato del match. Segnaliamo l'ultima azione saliente della partita la quale vede il mancato 3-1 da parte di Castelli. Segue il triplice fischio con vittoria di misure conquistata col brivido da parte della Sestrese che continua a macinare punti all'inseguimento della vetta. Quigliano impegnato col finale nella prossima giornata.